Ma che diavolo mi è venuto in mente di andare a Sanremo al posto di pigliare il sole, stare al mare, passarmela bene? No, vado da Loris Revelli a girare in moto e in bici. Mamma mia. Sanremo Peps. Ah sì, siamo a Sanremo. Benvenuti in questo nuovo vlog del canale YouTube di Marco Aurelio Fontana. Siamo a Sanremo perché c'è la Milano Sanremo e con Oakley andremo a fare un content fotografico e video sul tratto finale, appunto, di questa classicissima. Ma io sono venuto qualche giorno prima, 2/3, per andare a fare un paio di cose con un personaggio molto famoso. Chi è il personaggio? In realtà lo sapete già perché avete visto qualche stories. Loris Revelli, uno dei piloti più veloci di tutta la Coppa del Mondo e del Mondiale di Downhill, abita a Sanremo e mi ha sempre detto: vieni a girare perché qua il posto spacca. In effetti, ho fatto solo un giorno. Tra l'altro, volevo portarvi due vlog separati, ma è successo questo e non siamo riusciti perché abbiamo girato in moto con il kid. Ma allora, visto che abbiamo perso la GoPro per strada, abbiamo perso la GoPro per strada, allora per farvi vedere che siamo veramente andati in moto, altrimenti non ci crede nessuno, Loris farà due passaggi e poi riprendiamo il vlog da domani con la bici, perché tanto con la moto non c'è niente da fare, oggi è andata così. Bella. Esatto, è successo questa roba qua. Quindi praticamente della moto vedrete poco, ma poco importa perché a voi piace tanto la bici. Sul canale ci sono tanti ragazzi che seguono la bici e oggi andremo a fare uno dei sentieri più pazzeschi di tutto il panorama discesistico mondiale. Scogli Rossi, Greg Minnaar, Lake Bruni, Danny Hart, la gente viene da tutta Europa, da tutto il mondo per girare su Scogli Rossi. Perché? Perché è un sentiero allucinante, io non l'ho mai fatto, quindi è ora di andare a girare con la e-bike. In più, seguite il vlog fino alla fine e iscrivetevi, mannaggia voi, al canale del tubo, perché ho fatto fare queste stories settimana scorsa su Instagram per chiedere al kid alcune domande. Quindi alla fine del vlog andremo a intervistare il kid e gli faremo le domande spicy che ci avete mandato. Bene, vestiti, tip top, camera in ordine, più o meno andiamo a trovare Loris. A little bit freezing in here, but that's okay. Ciao kid, allora in realtà dovrei averti già presentato nel vlog, ma questo facciamo finta di niente. Adesso è bello qui che stai smadonnando. Ciao bello! Ciao! Facciamo vedere chi è Loris Revelli, dove abita, dove va in bici e se è veramente così un amico, adesso qua siamo in controluce, se è veramente così un amico da portarci a fare un giro peggio del pota l'ultima volta che sono andato in moto con un endurista serio. No. Vediamo. Senti, mi è venuta quest'idea. Adesso mi porti a fare gli scogli rossi, no? Ma in questo sì. Momento fai una bella faccia, aspetta. Aspetta, così. Praticamente faccio un Q&A su Instagram, chiediamo alla gente che domande vogliono farti. Domenica prossima, quindi quando esce il vlog, rispondiamo. Perché praticamente quando torniamo, se siamo sani, ciao! Ciao! Se siamo sani, mi tocca. Siamo sani, ti metto là lo stendino, quello fico di quelli che fanno le interview, ti faccio il Q&A e rispondi alle domande. Quindi guardate tutto il vlog, uno perché andiamo sugli scogli rossi e due perché il kid risponde alle domande, qualsiasi domanda. Whatever. Freezing cold. Siamo in cima al warm up di Scogli Rossi, giusto? Yes. Sanremo e Sanremo, fa un freddo veramente becco. Però oggi cerchiamo, uno, di non perdere la GoPro, due, di vedere com'è sto sentiero e tre, di divertirci. Bella, dai, portami a fare sto giro qua, warm up, e poi entriamo sulla discesa più famosa di tutta la costiera Ligure. No, just that. Vai. Non l'ha tutto lui.
quasi come se la conoscesse. Come warm up non è male, eh? Tutti gli antici e tutti in ritardo ovviamente. Pedivellata e via. Warm up. Allora partiamo con Scogli Rossi, girato con Loris, di fermarsi nei pezzi topic, così faccio qualche filmatino e poi magari ce la rifacciamo, se proprio mi piace ce la rifacciamo. Vai. Pensare che il warm up era difficile. Bellissimo comunque, sia il terreno che lo spot. Tum tum tum. Primo road gap, vediamo Loris se sgappa di là. Meno, eh? Aia. Il rettilineo. Aia. Il famoso di tutti. Sì. Quello che si fa, oh, che vedi criminal, che sì. Fa pra pra pra. Magari gli rubiamo qualche video e lo mettiamo nel vlog. Ok, vai. Tremo e non perché fa freddo. You're kidding me! You're kidding me! Oh, oh. Madonna! Madonna, che ramero! Porca! This is good fun! This is good fun! Oh. Oh. Ciao! 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 Poi ti chiedi perché sanno andare in bici questi? Ma ti rendi conto cos'è sta roba? È assurdo! È assurdo proprio! Il suspension casting è top! Ma che roba è, oh! Che roba è! E la madò! È una bomba, raga! Sto facendo un po' troppo pubblicità a Revelli, ma d'altronde è uno che va forte, ci sta. Dai, keep going! Pazzesco, quel pezzo lì è pazzesco! Pazzesco, bellissimo! È il Bell Rock Garden! Ale! Pensavo di averlo appena fatto. Ciao. Fuori linea. Vai. Comunque i bike quaccano nonostante tutto. Tra l'altro chi ha detto, ovviamente mentendo, che è la prima volta che fa il sentiero con la e-bike, e ha detto che è piacevolmente stupito da come va. Vabbè, facciamo pubblicità alla sua canyon, lasciamo stare. Sta di fatto che comunque la bici è super stabile. Qui è ripido a volte, non sempre, però la bucata è scassata, la bici rimane un sacco ferma nelle buche e non ti spara, no? Sembra una cosa della bici di discesa, un po' meno escursione. Not too bad, not too bad. Questa è la cicca, eh? L'uscita è assurda. Cioè, allucinante. Questo è il finale di Scogli Rossi. Se ve lo state chiedendo, non ho la lente da cieco da Ray Charles, ma ho le fotocromatiche. E questo è il finale. Cioè, non rende, ma c'è un muro pazzesco. Io sono passato a destra come i veri privati. Adesso vediamo il kid che passa dritto. Bella roccia! No, ma non rende, raga, assurdo. Wow. Bene, we go again. Abbiamo fatto la run numero 1 su Scogli Rossi e adesso stiamo cercando un transfer nuovo per arrivare in su. Se va bene, magari vi metto il link del giro.
o vi diciamo come risalire da qua, che sembra carina piuttosto di farvi l'asfalto. So che in genere nei vlog si mette prima il posto dove uno va a girare, comunque si chiama San Romolo, se vi interessa continuiamo a dire Sanremo, ma siamo a San Romolo, dove c'è Scogliere e Scende. Se andiamo a fare la run numero 2, così vediamo di fare qualche passaggino al Kid e farvi gasare un bel po'. Eco Tour Turbo, come sei? Trail. Trail. Best. Trail. Best. Best. It's the best. It's the best. Punta bene in alto perché tanto so che tu poi guardi in basso. Vai. Mi fermo dopo il salto. Sì. Vamos! Questo è il Rock Garden famoso, cioè guardate come passa lui. Ci becchiamo ancora un po' di steez, cioè non rende quanto è scassato. Tipo anche quell'anticipo lì sembra facile, tutto sembra facile ma non è facile, però è bellissimo. Tipo là si anticipa, si piglia tutto alto qua, pa. Vai! Fratello! Lui le olla tutte ovviamente e noi no. Vai! In culo alla chicken line, bella! Bella fratello, bella lì! Up and down, dopo essere passati da Olympic Got andiamo a fare up and down, vai! Wild, wild pig, dude, you're crazy. Bello quello. Gli anticipi quelli veri, qui un francese taglierebbe, te lo dico. Bastardo, conosci insomma, tipo che la conosci insomma. Volevo farvi vedere solo Scogli Rossi, ma effettivamente sta discesa fa paura! Sull'altra ci si allena, qua ci si diverte. Poi c'è sto sabbiolino che spacca, super grippy. Oh! Fa un po' America, con tutti questi sassoni che sparano. Un po' California. Un po' California.
Righty. Bello, metà o siamo? Questo è molto bello. Molto bello, lui sempre a fuoco. Oh, frena Ugo. Bello sto anticipo, bello. Wee. Top, bellissimo, che bello, mamma mia, comunque altra marcia proprio. Altra marcia, cioè qui veramente impari ad andare in bici, altro che balleo. Vale. E la madò. Boh, mi è scappato qui. Perché quando ti scappa la guida poi non sai veramente più dove andare. Cioè sei in balia di tutto. Questo è quello flow, hai detto? No, quello prima era flow. Ah, ok. Questo era uno di quelli di H enduro. Ah, ok, bellissimo comunque. Spacca, vai. Anti-gravity. Effettivamente poi quando lo fai correre prende bene velocità e va forte. Ovvio che lui veramente conosce tutto e molla tutto. Fondo corsa qua. Bomba! Allora, bello pomeriggio ventoso, ho finito il pomeriggio col mio amico Lores. Adesso andiamo a vedere su Insta cosa ci avete scritto e gli facciamo un po' di questions. Anzi, prima dammi da mangiare, va. Bella, grazie. Niente. Spaccano i sentieri di Sanremo. Mi azzarderei a dire che è il posto più fico dove ho mai girato in bici per il mio riding style, ma Lores non mi ha pagato abbastanza, quindi non lo posso dire. Però se vi piacciono i sassi, il tecnico, le rocce, le sponde, insomma c'è veramente di tutto. Spacca di brutto, ma di brutto, ma di brutto. Però fate prima una laurea in mountain biking prima di venire a girare. Come quelli veri, oh. Che hai voglia di lavorare un po', perché tuo papà dice che non fai un granché. Lavoro. Infatti, è quello che dico anch'io, ma la gente non mi crede. Fa piacere che ti sia messo la maglia del team ufficiale. Adesso sto cercando lo zoom giusto. No. Allora, abbiamo girato ben due giorni con le due ruote. Quindi un giorno con la moto mi ha portato a spingere, devo dire che spacchi anche in moto, spacchi anche in moto. Tornerò vendicativo con le mousse, la moto piccola, la frizione idraulica, le marce automatiche. E no, è stato molto bello, abbiamo beccato la neve, Simo, mettici qualche foto sulla neve.
E poi io oggi abbiamo girato finalmente foto scogli rossi che non ho mai fatto nella vita mia, come direbbero al sud, e devo dire che spacca, è un sentiero bellissimo, ma tutto il resto qui nel Sanremese è bello, molto 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 bello, come bello pomeriggio. Adesso, se sei pronto, inizio con le domande che abbiamo chiesto ai nostri followers Instagram e vediamo come rispondi, ci sei? Yes, ready. Allora, ce ne sono un botto di domande per la richiesta, ce ne avrei anch'io qualcuna da farle, però partiamo da, andiamo un po' così a caso, semplicissima, a che età hai iniziato a fare le gare? Ho cominciato a 13 anni, quando la federazione te lo permette, perché in down si può correre solo da esordienti in poi. Soprattutto questo è importante dirlo per i genitori come me, che voglio dire, possono avere attacchi di cuore quando vedono il figlio girare in bici. Infatti uno dice, si può iniziare a downhill da 16 anni? Sì, direi di sì. Cosa pensi prima di scendere giù da una PS? Perché ricordiamo che Chiede è un discesista, ma è anche un endurista, anzi, veramente è un campione italiano di enduro, vero? Esatto. Non so, in enduro non sono molto bravo in questo. Cerco di ricordarmi la PS, però ho fatto 2 gare di enduro quest'anno, non è che ne ho fatte tantissime, e quindi non avevo proprio una strategia. Una strategia, spento e via manetta. Domanda di Roberto Benozzi: ma l'Aurelio ti sta davanti o dietro? Ti è piaciuto il suo commento TV delle tue discese? Grandi ragazzi, ciao Robby. No, oggi per fortuna è stato dietro. sì, dai, il commento, sì, sono molto bravi lui e Toto, riescono a intrattenere il pubblico. Toto che è. E preferisci me o Marco nel commento della downhill? Attento alla risposta. In realtà a me, mentre mangiavamo delle trofie al pesto ligure, mi ha già risposto, ma vediamo cosa dice. Ho guardato solo la mia discesa, quindi non so prendere una decisione. Devo dire una cosa. Anche io quando correvo non guardavo mai le gare, quindi ci sta questa cosa qua. Ci sta. Il nostro amico Tullio ci dice: avete fatto nevicare in Liguria, però a sto punto porto gliela io, perché siamo andati a premi il cuore, nevicava, venga Sanremo, nevica, adesso voglio andare su Vesuvio e nevica su Vesuvio, quindi ragazzi, se volete girare con me, pensateci. Solo in estate. E domande interessanti: quante volte giri in downhill alla settimana? 1/2, non troppo per adesso. Però raga, io voglio dire una cosa, 1/2, ma se poi giri con la bici d'enduro su sti sentieri qua è un po' come fare downhill, quindi secondo me gira tutti i giorni. Un tizio con un nome strano dice: Coppa del Mondo downhill, party, donne e droga o riso in bianco e a letto presto? Cioè, party, donne e droga o riso in bianco e a letto presto? Quasi più riso in bianco e a letto presto. Giusto, risposta politica, ci sta. Domanda di Davide Bonassi: che gara di EWS farai quest'anno? In teoria sono iscritto a tutte, però devo decidere quali fare e dipende dal calendario della DH come si evolve e vedremo. Probabilmente quella in Italia. Very interesting question. Come ci si sente ad essere così forte? Ma cosa ne sai tu quanto è forte Leoberto? Cosa ne sai tu? Effettivamente è forte, devo dire. Come ci si sente? Ad essere normale. Gifted. Come ci si sente? È normale. Normale. È come un lavoro normale. Modesto. Revelli modesto in questa risposta. E come credi stia crescendo lo sport della MTB in Italia? Non so se è una domanda per me o per te. Dice Pietro Nana. Abbastanza bene, secondo me. C'è un bel movimento. Potrebbe essere migliore, ma anche peggiore. Molto politico, Revali, oggi. Fran Cesco 07 dice: come sei messo a fughe? Questa, secondo me, è una domanda per te. Io non lo so, devi rispondere tu, perché penso sia più diretta. È a fughe, vediamo domani la gara. Ok. Chissà cosa voleva dire Francesco. Ciao bello. E un'altra interessante è: qual è il tuo luogo italiano preferito per girare in MTB? Casa mia, Sanremo.
Questa è interessante per chi vuole iniziare e dici che non ha due scudi in tasca. Le possibilità economiche c'erano nel tuo caso oppure non tanto? Dice Balza. Secondo me la domanda più giusta è: conta avere la palanca di soldi per correre in discesa o no? Un po' fanno, ovviamente, a cominciare. Comunque una bici buona è sempre meglio di una un po' così così. Poi i danni vanno sempre tenuti in conto. Io non bevo tutto. Beh, oggi ho bucato, ho rotto un par mano, vedi tu. Però sì, per cominciare qualche soldo a parte ci vuole, poi se si è abbastanza bravi le cose vengono da sé. Allora, signori, vengo anch'io, se no si vedono solo i suoi sponsor, è un casino. La giornata di oggi è stata bella, anche quella di ieri, a dire il vero. Cioè, quella di ieri mi è piaciuta un botto. Quella di oggi un po' di più, nel senso che ieri c'era un freddo becco e un po' tribulato in salita con la moto. In discesa bene, in salita un po' tribulato. Adesso, voi vi iscrivete al canale, per favore, è molto importante, altrimenti Kid non ve l'intervisto più e non ne parlo bene in diretta su Red Bull TV. E dopodiché telefono. Ciao. E noi andiamo a fare la Milano Sanremo con la bici da corsa, partendo da Lazio, perché il primo pezzo è noioso, giusto? Cioè, vorremmo partire da Milano, però facciamo il pezzo finale. Va bene, raga. Il vlog probabilmente lo chiudiamo qua, a meno che Bragotto non sia veramente così divertente da farsi aggiungere dei pezzi nel vlog. Un saluto a Kid, grazie per questi due giorni, per le trofie al pesto, il vino bianco e tutto il resto, e torneremo presto a trovarti. Vale.